E dopo aver ascoltato lo stato sociale, torniamo in diretta su Radio In, Ivan Scinardo e Eliana Chiavetta. Il nostro Open Day Cinema si apre con una super ospite alla quale va prima di tutto un immenso grazie, perché con tanta pazienza questa mattina, superando limiti impossibili da super mamma, e le super mamme forse sono anche abituate a questo, è in collegamento con noi. Di chi stiamo parlando? Parliamo di Ilaria Spada. A due settimane dal lieto evento siamo riusciti un po' rocambolescamente a fare questo collegamento via Skype, e davvero Eliana è un ringraziamento di cuore, perché le condizioni non sono perfette. Ciao Ilaria, buongiorno e grazie. Mi vedete? Cerco di mettermi un po' a favore, ma ho un problema di luce, come potete vedere questa finestra tanto così pittoresca, però in realtà non mi aiuta, però riuscite a vedere? Assolutamente sì. Un controluce molto cinematografico, ma tra l'altro ha una parte illuminata con una luce naturale, è il sole, quindi così caravaggesca. Ilaria, è bello anche perché ti vediamo mamma e dobbiamo raccontare un film dove comunque il tuo essere mamma è argomento principale del film, appunto. È così, poi mamma tre volte, proprio come la mia Paola. E sì, devo dire che quel set è stato in un certo senso un po' di ispirazione, perché mi piace, evidentemente mi sono anche resa conto, insomma, stando proprio lì, di quanto fosse bella tutta quella caciara, si dice a Roma, di quanto possa essere, cioè di tanti suoni. A me il suono dei miei figli e dei bambini, degli amichetti quando giocano, forse è la cosa che preferisco di più. Vabbè, vi beccate appunto in un momento di grande romanticismo legato alla famiglia, per cui rischierei di essere stucchevole. Però parlando invece di Paola è una mamma assolutamente innamorata della sua famiglia, però che diciamo un po' per scelta, un po' perché per il momento è così, è anche il motore economico della famiglia e quindi deve purtroppo anteporre la professione. Dico purtroppo perché lei evidentemente non se la vive benissimo, cioè il fatto che poi si crea una dinamica così intima tra il papà e le figlie, lasciandola fuori, a tratti le ricorda che forse qualcosa non sta andando per il verso giusto. Noi, Ilaria, diciamo che sappiamo un po' tutto del processo di costruzione filmica di questo lavoro di Francesco Mandelli, poi ce ne parlerà dopo di te alle 10:10, ci collegheremo con lui, perché il nostro Alessio Vassallo, che è un nostro fraterno amico e che è super ospite qui, nel senso che le sue presenze sono di casa qui in radio, Ilaria, ci raccontava delle avventure anche legate a una produzione blindata. Ci diceva anche che in Francia, quando avete girato a Parigi, c'era anche difficoltà a trovare le comparse in quella splendida piazza del Trocadero. Pensa che a me a Parigi non mi hanno portata. Io non c'ero, perché doveva essere proprio appunto questa, quindi è stata così realmente una situazione in cui c'erano solo Alessio e Tess Masazza, e quindi hanno voluto, come dire, veramente tenermi fuori, così come la povera Paola viene tenuta fuori. Però sì, assolutamente, ma fino all'ultimo era anche molto in dubbio il fatto che si riuscisse ad andare a Parigi, perché era una situazione, cioè era sostanzialmente una cosa non fattibile. Sì. Ilaria, una storia semplice, una storia comune a migliaia forse di coppie che a volte scoppiano, no? Ci è piaciuto molto anche la sceneggiatura presa in prestito dal libro di Matteo, che è poi una storia vera, no? Cioè la sua storia, la sua biografia trasposta appunto nel film. E ci piace molto anche quel guizzo che tu hai avuto in quel momento di grande sconforto, dove prendi le tre bambine e vi trasformate quasi un po' in supereroi. Lei, allora, intanto sì, come da quello che so io, che sappiamo noi, poi Matteo Bussola e Paola Barbato, i reali, diciamo, protagonisti di questa storia di vita vera, immagino abbiano, diciamo, scelto cosa raccontare, no? È una cosa che si fa sempre, penso anche
insomma, in generale nel cinema, in un libro, ma anche partendo da un'esperienza personale, poi la storia diventa comunque una storia, no? Non è proprio una lettera. Poi affidandola a due attori, quindi che a quel punto pescano anche nel loro, diventa veramente un'altra cosa, però con la fortuna di poter avere invece, di aver avuto due persone realmente che hanno vissuto questa storia e che ci hanno potuto fornire tanti dettagli, no? Per aiutarci a costruire il personaggio. E quel quiz è perché lei decide di trovare qualcosa che renda il loro tempo esclusivo, una cosa che non facevano con il papà, anche un po' femminile, no? Perché poi di fatto il travestimento magari è più una cosa femminile, e proprio perché si rende conto che in realtà ad entrare in quella dinamica appunto così rutinaria, ma anche così bella che si è creata tra di loro, lei fatica tantissimo perché si rende conto che è un po' fuori luogo. Assolutamente. Ilaria, ti posso chiedere ancora un paio di minuti in collegamento perché ho preparato un piccolo montaggino. Ovviamente c'è questa clip bellissima di te con le tre bambine e poi ci sono dei frammenti, alcuni frammenti della tua lunga e importante carriera professionale. Dura 3 minuti, se ti va lo guardiamo insieme. Su Facebook Con piacere. grazie, grazie Ilaria. Allora, ora ve lo faccio vedere io il mio sogno. Andiamo. From my window to your door. Don't know why, sono entusiasti. L'editor ha detto che è la cosa migliore che tu abbia mai scritto. Non so come fai ogni volta a inventarti queste storie così, anche questo personaggio. Ma come ti è venuto in mente, così vorioso, egocentrico? Dimmi, papà, veloce. Bianca, scusa, ti vorrei parlare un attimo. Tu che conosci tuo fratello? Andrea? Quello c'hai. Bianca, ti concentri, per favore. Mi serve aiuto. Riesci a capirci qualcosa con questa storia, tu? Adesso, papà? No, perché mi sono scaricata Gesù di Nazareth e mi sta prendendo tantissimo. Il film di Zeffirelli? Ah, l'hai visto? Non mi dire il finale. Ma perché lo stai guardando? No, perché Andrea mi aveva prestato i Vangeli, ma mi sono arenata subito. Scusa, lo stanno portando da Pilato. Vieni. Oddio, poraccio. Conosce questa donna, questa ragazza, questa donna molto più giovane di sua moglie, più leggera, frivola, un po' pazza, che fa rivivere delle emozioni che forse aveva subito da un po' di anni. Se la prova mi ha resa molto felice, mi ha ricordato anche, ecco, momenti di vita vissuta. E con Enrico, che è un grande appassionato e che ci tiene a fare le cose fatte bene e a farle lui, senza usare, diciamo, controfigure. E quindi, insomma, ci siamo impegnati. Ma è stato tutto molto divertente. Aquí tienen sus documentos. Bienvenidos a Viva Dominicus, señorita Claudia, grazie. Señor Fausto. Giura, dichiami Fausto. Oddio, ti prego, col mio criceto. Braccio, poi è morto schiacciato. Ma Fausto è un criceto? Ci sei rimasto male? No, figurati, è che il nome Fausto mi sembra un po' sprecato per un criceto, ma non... Ah. Sua abitazione è preziosa. Il buffet dentro di poco va a cerrar. Le recomiendo che sia in prisa. Non ci apresuramos. Haga che lleve nell'equipaggio l'abitazione, per favore. Grazie. Oh, mappa. Parli le lingue? Sì, sette. Invece sono specializzata in italiano. E che cosa fai nella vita? Ho un nail shop. Un cosa? Nail vuol dire unghie. Ah. E te invece? Filologo. Ah, filologo! Lo facevo più un lavoretto da donne. Un veloce viaggio fra immagini che ci hanno portati in situazioni completamente diverse, ruoli completamente diversi, ovviamente interpretati nella sua carriera da Ilaria Spada. C'era qualcosa di quello che avevo guardato, Ilaria, che non vedevi da un po' di tempo? A parte che non ho mai visto nulla di quello che avete invece adesso proiettato voi del backstage del film con Enrico. Sì, sì, ma sì, sì. Come lo avete? Eh beh.
I potenti mezzi di Ivan. Diciamo che mi occupo di questo. L'aria. Ma non ho mai visto nulla di tutto questo, ma che bello! È un piccolo, sì, un piccolo regalo, Ilaria. Ma grazie, guarda, per fortuna dopo una notte faccia. Poi ti mando la clip, regalo. Ovviamente, ti mando la clip. Ho voluto scegliere tre attori strepitosi come Marco Giallini, poi questa scena che ti stavi guardando, il Gesù di Nazareth, è strepitosa. Guarda, penso che questa veramente è rimasta un po', Vabbè, ma Edoardo Falcone, lo sceneggiatore e anche regista, ha veramente un talento geniale. Sì, è vero. È strepitoso. Adesso pure da tanto che non lo vedo, ma ne voglio un bene immenso e lo stimo tantissimo, veramente tanto. Ci conoscemmo sul set di un altro film dove lui era solo sceneggiatore, poi da lì mi fece questa proposta e ci siamo divertiti da matti perché... Cioè, è tutta una sceneggiatura veramente costruita benissimo. È vero, è vero. Mentre in tutta un'altra vita tu riprendi il tuo amore per la danza, il tuo primo amore, la tua prima passione, no? Con queste prove spasmodiche con Brignano. Sì, perché ti poi sei divertita. È da tantissimo che insomma non è anche più continuata come hobby per la danza, perché era troppo una passione troppo grande, non sono riuscita a tenerla solo come un hobby, quindi quello è stato un po', no, la sala prove, un ritorno che mi ha molto molto emozionata, sì, devo dire, emozionata, perché ero sicura che sarei stata una ballerina, fino a quando purtroppo mi sono resa conto che non mi bastava, e però dopo aver studiato tanti anni, aver faticato come poche, solo le ballerine sanno i piedi, in che condizioni li hai, però vabbè, ho dovuto prendere atto del fatto che mi piaceva fare più attrice. È vero, Ilaria, ma tra l'altro fammi aggiungere, ho studiato molto il backstage e soprattutto ho cercato di approfondire un po' anche i tagli e le inquadrature che ti ha fatto il regista, tutto veramente calcolato con grande meticolosità, con grande precisione, e ti ha restituito una luce stupenda in questo film. Qual è, in tutta un'altra vita? Sì. Sì, indugiando un po' troppo a tratti, ma va bene, sulla fisicità. Da maschietto. Non posso che apprezzare. Io abbia, poco gradito certi tempi, magari su alcune inquadrature, però è regista, decide il regista. E poi il cinepanettone con Vacanze ai Caraibi. Quanto ti sei divertita in questo film? Ovviamente eri forse in vacanza, no? Sì. Lì è stato veramente difficile dire che stavamo lavorando, perché nonostante la fatica enorme del clima, che per una come me che era pressione bassa non l'ha ammazzato praticamente, e poi il fatto del fuso orario che siamo arrivati, sì, il giorno dopo abbiamo iniziato c'era a giocare. Jet lag. Giocare, quindi che ti ho detto a jouer, diciamo, in francese si potrebbe dire jouer, però è una traduzione interessante in italiano. Però devo dirti che la cosa che mi colpì di quell'esperienza fu Neri Parenti, un uomo di una cultura, di una piacevolezza, di un mestiere, un uomo incredibile, veramente incredibile, che poi ha, diciamo, fatto questa scelta di dedicarsi soprattutto a questo genere. Un film all'anno. Ma veramente un uomo incredibile, proprio un uomo di cinema incredibile, straordinario, e tra l'altro con una consapevolezza, con una conoscenza dei tempi comici piuttosto rara. Poi è chiaro, anche lì fanno anche molto gli attori, però lui ha in mente proprio una metrica molto precisa. E adesso, pensando al futuro, cosa hai in programma, oltre quel piccolo dettaglio che fra 2 settimane verrà alla luce? Ecco, a parte questo dettaglio, in realtà dovrei ritornare sul set presto. Vediamo, quindi mi auguro, insomma, di affrontare questo, appunto, questo impegno, come dici tu, imminente, spero con tutta la serenità possibile, per poi tornare sul set quest'estate vediamo come con il passeggino. Sì, esatto. E poi in realtà c'è anche l'uscita di un altro film
gli altri due film di cui però evidentemente magari adesso non parlerò, okay, magari ce ne incontriamo più avanti, che ho già girato e che stiamo aspettando, insomma, che escano in teoria marzo uno e poi l'altro più in là. Ilaria, io prima di lasciarci chiedo il permesso anche a Eliana, sei il padrone di casa, io voglio portarti indietro di qualche anno, era il 2008-2009 e qui ti faccio la mia ultima domanda: cosa ti lega a questa nostra terra, a questa Sicilia? Ma voglio portarti in quella commedia teatrale che fu Pipino il Breve di Toni Cucchiara. Con Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina. Io amai quel Pipino il Breve dove tu sei Berta. Mi fai piangere, dico solo questo. Però grazie. Sono felice, Ilaria, sono felice. Guarda, mi sono preparato in vista di questo nostro incontro. Ringrazio davvero Alessio che ci ha fatto da ponte, Alessio Vassallo. Sei una persona davvero speciale, straordinaria, e ti facciamo tanti tanti auguri per questo cucciolo che hai in grembo. Grazie, grazie. Grazie mille per essere stata con noi anche dopo una nottata difficile, l'abbiamo apprezzato tantissimo. Veramente grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao Ilaria. Ciao. Ciao. Ciao.